Ciao a tutti ragazzi, niente, oggi mi è arrivata questa Apeman A79 che a differenza di quella che presi l'altra volta ha qualcosina in più, ossia ha la stabilizzazione. Mi è arrivata stamattina, quindi facciamo un unboxing, vediamo che cosa ci abbiamo all'interno. Allora. Vabbè, abbiamo il solito manuale di istruzioni, tagliandini vari. Questo dovrebbe essere una specie di buono per ricevere in regalo questi accessori. Ed eccola qua. Davvero molto bella, molto ben fatta. Addirittura questa volta per aprire la cover subacquea ha una sicurezza qui in alto, vedete? Bene, vediamo cosa c'è come accessorio. Allora, questa volta in più abbiamo anche il microfono esterno per una maggiore qualità dell'audio. Abbiamo la seconda chiusura ermetica, telecomando. E cominciano i vari accessori. Ecco qua, batteria, cavo di alimentazione, altro accessorio, il supporto per la bicicletta o per qualsiasi voglia cosa tubolare, insomma. Altro accessorio, fascetta per questo, dovrebbe essere la fascetta per legare il telecomando al polso, che io sinceramente non ho mai usato. Altri accessori, anche questo qua, l'altro porta action cam. Abbiamo il fazzolettino per pulire l'obiettivo, altre fascette e fascette da elettricista per legarla, non so, da qualche parte. Cavetto d'acciaio. In questa action cam le batterie praticamente sono ricaricabili solamente se inserite nella action cam e collegate ad una porta USB col cavetto caricabatterie, o altrimenti dovete comprare il caricatore a parte, che ve lo faccio vedere un attimo, che sarebbe questo qua, guardate, dove vanno inserite le batterie. Ecco, in questo modo. Nel momento in cui la batteria è in carica si accende la luce rossa. Una volta che ha finito di caricare si accende la luce blu. Ok? È questo. Vabbè, per inserire le batterie... Allora, innanzitutto guardiamo come si apre. Allora, si tira giù questa levetta. Tac, e si apre. Le batterie si inseriscono qui sotto. A differenza della A77, questa addirittura ha la sicurezza per il vano batterie. Ok, niente, inseriamo. Prendo una batteria già carica, va.
inseriamo una batteria, chiudiamo il vano batterie. E voilà. Accendiamo. Ecco qua, perfetto. Allora, di default la cam si accende con la risoluzione in 4K, 30 fotogrammi per secondo. La prima cosa che vi consiglio di fare è inserire la scheda micro SD nel suo vano, qua praticamente, e di formattarla, accendere la cam e formattarla, altrimenti non funzionerà mai, non funzionerà. Entriamo nel menu. Allora, per entrare nel menu bisogna premere praticamente ripetutamente il tasto di accensione. Bisogna premere. Ecco qua. Allora, innanzitutto dobbiamo attivare la stabilizzazione. Aspetta un attimo. Ecco, adesso siamo, vedete, quando è giallo siamo sulla action cam. Ace è la stabilizzazione, quindi premete ok, premete e mettiamo sul tasto on. Ok, perfetto, andiamo avanti. Time lapse, slow motion, audio record, video resolution. Ecco, video resolution, io quello che vi consiglio è di impostarla a 2.7K a 30 fotogrammi per secondo per evitare lo sfarfallamento delle scene. Quindi ok, passiamo avanti. La fotocamera 20 megapixel, ok, va bene così. Passiamo avanti. Volume, ok, mettiamo al massimo. Ok, il beep se lo volete togliere, exposure non ci interessa, white balance, no, ISO, tutto in automatico. Ok, saturazione, nitidezza, ok, perfetto, andiamo avanti. Allora, italiano, mettiamo la lingua italiana. Ah, italiano c'è, ok, perfetto. Spegnimento, proviamo un attimino, off, 1 minuto 5 minuti, ok. Impostiamo la data, impostiamo. Allora, all'italiano sono giorno, mese, anno. Ok. Frequenza. Ok, niente, questo è quanto, ragazzi. Ripeto, questa action cam in più della A79 ha la stabilizzazione, la ACE che poco fa abbiamo appena attivato. Quindi niente, posso soltanto che augurarvi buone riprese e poi più in là magari vedo se riesco, sicuramente vi posterò un video per quanto riguarda la risoluzione, per farvi vedere la risoluzione della cam. Ah, come vi dicevo, abbiamo il microfono che va collegato, come vedete c'è l'alloggiamento qua, vedete, quindi per una maggiore qualità dell'audio. Un'altra cosa che dimenticavo, ragazzi, è l'impostazione ora. Io adesso l'ho già impostata, comunque vabbè,
con i due tasti regolate, vedete l'anno oppure schiacciate ok, andate avanti e regolate di conseguenza, regolate. Ok, poi arrivate su ok, schiacciate e torna di nuovo, diciamo, al menu principale. Arrivate sul tasto uscita, ok. Ecco qua, e il gioco è fatto, ok? Niente, se avete domande lasciatele nei commenti, lasciatele e vi risponderò al più presto possibile, ok? Una buona giornata, ragazzi.